Era teoricamente con Lorenzo Cesa dopo il voto sulla consulta. Allora si è saggiamente scelto Schiata Bianca, però se la trattativa l'avessero lasciata a Lorenzo Cesa, tutto quello che è successo in queste ore non si sarebbe visto. Allora, che cos'è, com'è andata? Ah, intanto il fatto che l'opposizione non voti è errato. Poi io da vecchio democristiano dico che quando si tratta di dare degli assetti alle istituzioni bisogna sempre condividere le scelte, scegliere sempre le persone migliori perché sono organi di garanzia importantissimi per la vita del paese. Siccome si tratta di rinnovare una quota consistente della... Penso che una discussione tra tutti i partiti debba essere fatta, per trovare una soluzione. Ma questa mattina c'era l'opportunità di eleggere almeno uno, ed è sbagliato che l'opposizione non abbia partecipato al voto. Adesso però quello che è successo serve da lezione per cambiare metodo, secondo lei? Ah, io auspico sempre, io sono per il dialogo sempre tra maggioranza e opposizione, bisogna dialogare soprattutto in un momento come quello che viviamo, perché se non ci rendiamo conto di quello che vive oggi il paese legato a fatti esterni, tanto siamo in un paese con 3 mila miliardi di debito, in cui ogni anno noi paghiamo 86 miliardi di interessi e quindi facciamo grandi discussioni sempre sui temi economici, non tenendo mai, non guardando i temi fondamentali, no? Le questioni fondamentali di un paese. Viviamo in un mondo globalizzato in cui si è scatenato l'inferno, lo dico anche da Presidente della delegazione NATO, cioè, e non riguarda solo l'Ucraina, il Medio Oriente, c'è una situazione di alta tensione di nuovo nei Balcani, c'è una situazione in Africa molto delicata e questa riguarderà tutto il mondo e ci riguarderà direttamente con riflessi anche negativi. Allora, di fronte a questo c'è bisogno di parlare, c'è bisogno di dialogo tra maggioranza e opposizioni, quindi trovare delle soluzioni a volte condivise, soprattutto quando si tratta di dare degli Lei era assetti. stato coinvolto nella discussione su Marini, quando ha visto le prime notizie, è rimasto un po' sorpreso, insomma. Io stimo molto Marini perché lo conosco personalmente, È un grande un giurista. grande giurista lui, il papà, Beh, con cui certo, ho avuto anche conoscevamo tutti. rapporti, un grande giurista papà, di persona che io stimo e mi auguro che vada a rappresentare, ma non una parte di questo Parlamento, che tutti facciano delle scelte, perché la persona indicata è una persona di alto profilo, quindi auspico che poi si trovi una soluzione nei prossimi giorni che riguardi un po' l'assetto della Corte Costituzionale, che è una cosa molto delicata e che bisogna portare avanti tutti insieme. Ci auguriamo che lei venga ascoltato. Grazie a lei, come sempre, a Lorenzo No, Cesa del lavoreremo, lavoreremo Lavoreremo. come sempre. Grazie a Lorenzo Cesa. Ciao.